Grazie Presidente, ringrazio anche il Procuratore per la sua esposizione, sia quella verbale sia quella scritta, e anche per la promessa di fornirci dei dati che sono stati finora, diciamo così, i grandi assenti nella attività di sindacato ispettivo che stiamo facendo. Attività che vorrei molto rapidamente contestualizzare, perché vorrei che fosse chiaro al procuratore che noi qui stiamo facendo una sorta di fase ascendente del Digital Service Act. Questo è, diciamo, l'obiettivo che ci siamo dati. Cioè non siamo la commissione di merito che dovrebbe occuparsene. Ricordo a me, non al procuratore, che la fase ascendente è l'esame che i parlamenti nazionali fanno di direttive o di regolamenti comunitari, con lo scopo poi di esprimere atti di indirizzo, una risoluzione. Ora, il Digital Service Act, per la parte che qui rileva, cioè quella del monitoraggio sostanzialmente delle piattaforme online, ha come punto dirimente quello di legittimare la sottrazione e la tutela giurisdizionale diciamo, del trattamento di alcune fattispecie. Che vengono genericamente assimilate al tema del discorso di odio, un tema che, fra l'altro, anche a pronunciarlo in italiano si qualifica come un residuo, un derivato di altre culture e di altri contesti, tipicamente il contesto statunitense. Immaginiamo il discorso di odio, il suo contrario sarebbe il discorso di amore. In Italia noi diciamo parole d'amore, quindi forse dovremmo dire parole di odio. E, come dire, in Italia la libertà di espressione si chiama free speech, che non si traduce a discorso libero, cioè è chiaro, anche lessicalmente si vede che noi qua stiamo in quel contesto di inclusione nel nostro ordinamento di cose che sono nate e sono in un contesto totalmente culturale, politico, totalmente diverso. Penso per esempio alla lotta per i diritti civili nell'America degli anni 50, penso a queste cose qua. Però, insomma, visto che il tema è sottrarre alla magistratura la gestione di alcune fattispecie, mi interessava intanto avere una posizione di un così autorevole esponente della magistratura, su questi orizzonti. Cioè, le faccio un esempio banale per capire che cosa intendo. Ecco, qui abbiamo un utente Facebook che si è visto bloccato il seguente commento: questa pagina potrebbe condividere contenuti che violano i nostri standard della community. Il testo era: il nostro strumento principale è l'insieme dei tassi ufficiali della BCE, ma quando i tassi si avvicinano al limite inferiore, strumenti come l'acquisto di obbligazioni sono efficaci e indispensabili. Era una citazione della signora Lagarde. Sotto traduzione: la BCE è obbligata a stampare monete e ad acquistare BTP. Che è una traduzione abbastanza attendibile di quello che aveva detto la signora Lagarde. Bene, questa roba qui evidentemente è stata considerata un discorso d'odio. Il punto non è tanto, diciamo, che cosa sia l'odio, perché poi su quello le chiederò qualcosa, ma il punto è che in questo momento non esiste la possibilità di appellarsi contro gesti censori, sanzionatori di questo tipo. Cioè, a noi possiamo avere nei riguardi della magistratura tutto il rispetto che essa merita e naturalmente poi possiamo valutarne l'operato nei diversi contesti storici, possiamo immaginare che i giudici sono umani e quindi se sono di sinistra vedano l'odio a destra, se sono di destra vedano l'odio a sinistra, può capitare tutto questo. Però, diciamo così, i tribunali hanno la possibilità di ricorrere ad essi, c'è un contraddittorio, mentre qui si sta parlando di, come dire, incidere su una regolamentazione europea che attendere potrebbe portare alla soppressione della libertà di espressione senza contraddittorio. Questo per aiutarla a contestualizzare anche il mio intervento e le mie preoccupazioni. Allora, posto che, diciamo così, i dati non li abbiamo, e se insisto sui dati, vorrei che non mi venisse contestato di minimizzare alcunché, dal momento che io non posso minimizzare una cosa su cui non ho i dati e non è mia intenzione di minimizzarla. La domanda tecnica che vorrei farle, atteso che da uno scrutinio del codice penale, diciamo così, nessun sentimento viene menzionato tranne l'ira, che con l'odio non ha molto a che vedere,
e diciamo, c'è l'articolo 90 del codice penale che si riferisce a contesti emotivi, ma insomma il contesto emotivo, se io ammazzo una persona lucidamente, freddamente, spassionatamente o l'ammazzo perché la odio, diciamo, spero di essere sanzionato in entrambi i casi, ecco, mettiamolo così, ma il punto è, la domanda che vorrei farle è, visto che qui si sta parlando di creare una metacategoria giuridica che è l'odio, lei mi sa indicare, diciamo, l'utilità di questa metacategoria? Cioè, segnatamente, lei mi sa dire qual è un esempio di fattispecie di odio o discorso d'odio che attualmente non sarebbe sanzionabile in sede penale o, diciamo, contro la quale non si potrebbero chiedere danni in sede civile? Perché se queste fattispecie ci sono, si integri il codice penale, se queste fattispecie non ci sono, forse dobbiamo interrogarci sul significato culturale di quello che stiamo facendo qui, prima ancora che sul significato politico. Grazie. Grazie, sono stati talmente tanti gli spunti che effettivamente non è facile rispondere compiutamente a tutti e quindi cercherò di dire solo l'essenziale, aiutato magari anche dall'Avvocato Generale Gaeta. Una premessa però, noi non abbiamo volutamente, non siamo intervenuti sulla questione del disegno di legge Zan perché non ci è stato chiesto e noi siamo rispettosi del lavoro del Parlamento, quindi abbiamo fatto solo nella relazione quei necessari e indispensabili riferimenti alla copertura da parte della situazione attuale di alcune ipotesi, come appunto quelle relative al genere, all'orientamento sessuale, alla disabilità, ma come questo possa essere affrontato è il tema nel quale non siamo entrati. Posso però assicurare il senatore Malan che la sua preoccupazione circa la possibilità di applicare quanto è previsto in sede civile per atti di discriminazione anche nel processo penale non si pone nemmeno come tema. La prova è prova, richiede quella assoluta certezza delle inferenze e gli oneri probatori che sono a carico dell'accusa e soltanto dell'accusa. Quindi non credo che vi siano possibili preoccupazioni. Quando noi abbiamo citato i profili civilistici, lo abbiamo detto solo perché vi sono degli aspetti della normativa che vanno anche al di là del penale, che consentono di capire cosa può, per esempio, della definizione di discriminazione, di cui pure mi si è chiesto, ma nessuna idea da parte nostra che potesse essere esteso quel regime probatorio anche al penale. Valgono le regole dell'assoluto rispetto del principio della ripartizione dell'onere della prova e della, come posso dire, la prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Più interventi hanno posto in rilievo la centralità della questione della regolamentazione del web. Ed è così perché viene fuori questo? Perché in realtà il tema del discorso d'odio e più in generale dei crimini d'odio è diventato molto più significativo con la disponibilità di strumenti comunicativi velocissimi e in qualche maniera non più rimovibili se non attraverso procedure complicate. Io capisco la preoccupazione dell'intervento da parte di soggetti che dispongono, che sono soggetti privati, non sottoposti ad alcun controllo di carattere pubblico sulla manifestazione della propria opinione. È una preoccupazione seria, che però, discorso complicato, spero di non fare confusione, che però ha dei profili diversi. Il primo è quello più generale, e cioè del fatto che questa, che ormai la nostra vita, l'esistenza di questa rapidissima possibilità di comunicazione,
è sottratta al controllo pubblico. Questo è il punto iniziale di fondo. E coloro che operano questo controllo pubblico lo operano secondo quei criteri di cui parlavo prima, che sono criteri rigidamente proprietari, sovranisti, non nel senso, diciamo, nel quale utilizziamo la parola, io direi addirittura romanisti, cioè la proprietà del suolo va fino in cielo, e quindi sono regimi anche forse autoritari. Allora non è facile la regolamentazione. Noi siamo, in particolare i vari organismi competenti in Europa, siamo così preoccupati dell'intervento degli stati in generale, del pubblico, che ci siamo preoccupati essenzialmente di questo, ed è fino a pochi anni fa completamente sfuggita la dimensione privata, sovranazionale, del tutto priva di qualunque forma di regolamentazione di queste attività. Questo è un nucleo forte, duro, che io non so come possa essere affrontato. Per questo ho posto il problema del cyberspace, perché quella è la sfida del futuro. È vero che noi, allora, in questa situazione, almeno l'accordo che è stato raggiunto a livello europeo con alcune società introduce degli elementi che gestiscono di fatto questa enorme massa di comunicazioni, almeno fornisce qualche strumento di regolamentazione, perché il punto di fondo da capire è che la rapidità del messaggio che determina l'effetto, per cui l'intervento dell'autorità giudiziaria magari a essere positivi a 5 giorni, a 7 giorni dalla diffusione è del tutto inutile, e lo diventerà sempre di più per il meccanismo che non a caso io pongo dell'intelligenza artificiale, non per parlare, voi avete avuto, ho sentito che avete udito la dottoressa Ciardi. La dottoressa Ciardi è una grande esperta, di queste stiamo lavorando insieme su alcuni settori, per esempio uno è quello della manipolazione del mercato politico, vogliamo chiamare così, attraverso la diffusione di notizie false correlate, spesso le notizie false sono correlate a meccanismi di odio che hanno come target determinate comunità e determinati soggetti. Pensate alla possibilità di condizionare attraverso un meccanismo di immediata, rapidissima diffusione di notizie false e finalizzate sono in grado di reagire automaticamente alle risposte che avvengono attraverso l'interrogazione del sistema comunicativo. E cioè io rispondo ad una notizia, immediatamente ho una risposta automatica generata dal sistema. Queste cose nel mercato finanziario sono già oggetto di ampio esame, e negli Stati Uniti anche di punizione. Un primo caso fu quello in cui fu diffusa, ma non ancora col meccanismo dell'intelligenza artificiale, la falsa notizia di un attentato alla Casa Bianca che consentì un'attività speculativa che mise in forte crisi per un tempo molto breve la stessa borsa di New York, un tempo breve perché fu il tempo della risposta che fu possibile dare con la smentita in tempi brevi, perché i tempi di latenza delle operazioni finanziarie allora erano tali da consentire questa smentita. Con i meccanismi rapidissimi degli interventi che si possono fare attualmente, questa smentita potrebbe non arrivare in tempo utile prima di effetti catastrofici derivanti dalla interconnessione delle risposte alla prima informazione, e questo ha determinato, per esempio, come prima reazione di risposta, l'ampliamento dei tempi di latenza fatto attraverso disposizioni sul meccanismo della borsa, in maniera da impedire che vi siano queste operazioni su se stesse. Allora, la stessa cosa può avvenire con la manipolazione del mercato politico, e queste manipolazioni si legano strettamente al discorso d'odio.
Questa è la minaccia per il futuro, è la minaccia della progressione del discorso d'odio, che diventi quindi con modalità completamente diverse, completamente diverse. Per carità, non voglio fare nessun paragone, ma a quella diffusione del discorso d'odio che abbiamo purtroppo sperimentato negli anni 20 e 30, quindi del secolo scorso. Quindi la sfida è forte, non è facile non è facile rispondere. Quindi a quell'interessantissima nota che è stata fatta dal senatore Bagnai, davvero molto importante, cioè come noi riusciamo a bilanciare la risposta che deve essere naturalmente immediata della eliminazione del messaggio compromesso con la tutela. Io non ho una risposta, capisco che è il problema per questa materia adesso. Sulla definizione del crimine d'odio, il fatto che vi siano differenze a livello internazionale, anche al nostro interno, differenze di definizione, credo che non impedisca l'individuazione di un nucleo duro, che è quello che ha poi fatto la Corte di Cassazione che noi abbiamo citato. Non credo che vi sia un rischio di diffusione di questo concetto tale da renderlo, come posso dire, una minaccia per la possibile interpretazione estensiva. Anzi, nel diritto penale questo lo escluderei radicalmente. E la Corte di Cassazione, come ho detto, ha distinto nettamente la discriminazione dalla semplice motivazione, ha richiesto qualcosa di più nell'atto criminale, ed è quello che vi abbiamo indicato nel nostro scritto. Vi è quali misure a livello internazionale per evitare per riparare gli ostacoli alla cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è ostacolata sostanzialmente solo per le questioni che concernono il web, perché la cooperazione internazionale lì è indispensabile. Pensate per esempio al problema dell'efficacia sovranazionale, addirittura mondiale, di un provvedimento preso da un'autorità giudiziaria di un paese. Un'autorità giudiziaria di un paese decide, per esempio, che un certo atto, che un certo documento che gira sul web è un documento che va eliminato perché costituisce un crimine d'odio. Bene. Qual è l'efficacia di questa sentenza? Se fosse limitata solo alla trasmissione in ambito nazionale, non riuscirebbe a, per la interconnessione continua che vi è nell'internet, non avrebbe il suo effetto. Quindi si pone un grosso problema. Ma un problema ancora maggiore si pone per la collaborazione, per le diverse definizioni, quando si tratta di ottenere la collaborazione anche solo per avere le informazioni. E questo diventerà molto più difficile adesso per la giurisprudenza recente della Corte di Giustizia, quindi della Corte di Lussemburgo, non della Corte di Strasburgo, che pone dei limiti estremamente significativi alla possibilità di accesso da parte delle forze di polizia e anche delle autorità giudiziarie ai dati esterni delle comunicazioni, tali da poter poi individuare con immediatezza la provenienza di questo genere di comunicazioni. La conclusione è, per la parte mia, poi cedo la parola al collega, che sono molti i campi in cui è necessaria un miglioramento della cooperazione internazionale. Alcuni non sono risolvibili, per esempio con gli Stati Uniti trovo difficile superare il limite del primo emendamento. Cioè, si può lavorare magari con una migliore definizione dal punto di vista dei rapporti internazionali, dell'istigazione all'odio e alla violenza, però tenete presente, vi cito un episodio interessante, credo,
della impossibilità, della difficoltà negli Stati Uniti di porre dei limiti alla libertà di stampa, che risale alla guerra del Vietnam, il famoso caso dei Pentagon Papers, che vide contrapposta la Casa Bianca al New York Times. Nelle discussioni orali davanti alla Corte Suprema, un giudice, perché lì si usa che il giudice chiede al difensore di spiegare in maniera anche molto diretta, e chiese: ma sì, voi avete rivelato questi, o intendete rivelare queste carte, che sono carte che attengono alla sicurezza nazionale e alla sicurezza anche personale dei soldati che combattono in Vietnam. Allora io le chiedo, ma quante vite di soldati americani vale la libertà di stampa? Ecco, vedete, a questa domanda non vi è stata risposta dalla Corte Suprema, perché la Corte ha risolto la questione su un piano diverso. Ma la questione è talmente significativa per gli Stati Uniti che persino nel corso della guerra del Vietnam la libertà di pubblicare atti segreti fu comparata con la vita messa in discussione dei soldati dalla pubblicazione di questi atti. Quindi la vedo molto difficile. Collega Gaeta, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, solo procuratore. Io devo chiedere scusa a lei e al dottor Gaeta, ringraziandovi ancora, però i tempi della nostra commissione in realtà per questa audizione sono scaduti, quindi se il dottor Gaeta, ma non voglio in questo limitarlo, ritiene di aggiungere delle considerazioni assolutamente circoscritte, naturalmente può farlo, però i tempi della nostra commissione sono questi, quindi di questo mi scuso. Voi naturalmente potrete mandare ad integrazione, sulla base anche delle sollecitazioni dei commissari, un testo rivisto rispetto a quello che ci è arrivato stamattina. Però, dottor Gaeta, prego. No, non voglio rubare, Presidente, tempo. Dico soltanto, do una parola di ringraziamento a tutti i signori senatori, perché è stato uno scambio veramente assai, assai stimolante. Solo un concetto che poneva appunto qualche intervento, i limiti dell'intervento penale, cioè perché questa macro categoria di reati manca, e manca secondo appunto l'intervento, le affermazioni del senatore Bagnai, perché importiamo fenomeni culturali che in realtà non appartengono. Allora, io su questo, che sarebbe veramente un argomento da sviluppare, concordo sull'idea di base secondo cui il diritto penale non può costituire l'etica pubblica, cioè non possiamo concepire un panpenalismo, però al tempo stesso il diritto penale deve avere lo sguardo lungo, lo sguardo lontano. L'intervento penalistico è anche talvolta simbolico, prospettico, non è semplicemente sanzionatorio, serve all'emersione culturale di un fenomeno. Intendo dire, qualche anno fa avremmo fatto probabilmente le medesime osservazioni riguardanti altre tipologie di odio, quello razziale, o altre tipologie di fenomeni, avremmo in sostanza avuto difficoltà a intravedere l'emersione culturale del femminicidio e di quello che ha poi portato il Codice Rosso. Quindi è vero che non va affidato al diritto penale quel che è un lavoro culturale assai più capillare e vasto, ma che l'intervento penalistico può fungere da sponda a questo fine in prospettiva. Grazie, grazie a voi. Grazie ancora, dottor Gaeta, procuratore Salvi. Chiudiamo questa parte dei nostri lavori.